Domenica 16 ottobre a Cantù sono andate in scena la tradizionale Fiera del Crocifisso e la 119esima mostra zootecnica, due avvenimenti attesi e molto sentiti da tutti i canturini e che ogni anno attirano l'attenzione di moltissime persone. Presso la Basilica Prepositurale di San Paolo è andata in scena la festa religiosa in onore dell'antichissimo crocifisso ligneo che veniva festeggiato dal 1675, anche se l'opera, molto preziosa, si pensa sia datata intorno al XV secolo. Per l'occasione il crocifisso viene tolto dalla cappella che lo ospita per essere posizionato al centro della basilica, in modo che tutti i fedeli entrando lo possano venerare con momenti di preghiera. In suo onore, per tutta la settimana precedente, sono moltissimi momenti di preghiera organizzati con messe e vesperi nei diversi momenti della giornata. Nella sottostante piazza Garibaldi è nata in scena la campagna Io non rischio, dove per tutta la giornata la protezione civile supportata da volontari e studenti del liceo artistico Melotti hanno spiegato a tutte le persone intervenute i rischi legati al territorio per quanto riguarda le alluvioni e i terremoti. Sono stati allestiti gazebi, pannelli illustrativi, video e addirittura dei plastici per spiegare i pericoli legati a questi eventi e i comportamenti da tenere per la propria incolumità. In viale alla Madonna, a fare da cornice alla fiera, è stato allestito il grande mercato con bancarelle di tutti i generi, con inizio dalla piazza Alpini, dove per l'occasione erano presenti anche dei gonfiabili con macchinine elettriche per i più piccoli. Il mercato è proseguito fino a via Brighi, dove presso il piazzale è stata allestita la mostra zootecnica, vero centro di attrazione della giornata per le centinaia di persone presenti. Per questa edizione il Comune e la Proloco per Cantù, che è stato indicato come soggetto coordinatore del Comitato Organizzativo Mostra Zootecnico per il triennio 2022-2025, hanno voluto rendere più interessante l'attesa per la mostra, organizzando per il weekend precedente la manifestazione Aspettando la Fiera 2022, una 4 giorni tra ottima cucina, birra e divertimento, con musica e karaoke tutte le sere a cura di Radio Cantù, il tutto sotto il grande tendone di 800 metri quadri, con l'intento, come dichiarato dagli organizzatori, di portare le persone a vivere la città e mantenerla viva e a non chiudersi in casa. Tornando alla mostra, per tutta la giornata si sono potuti ammirare i bellissimi capi di bestiame esposti dalle varie aziende agricole del territorio, partecipanti al premio Brianza per i migliori allevatori di bovino da ingrasso. Per i più piccoli sono stati organizzati diversi momenti ricreativi, tra cui i giochi di una volta, la fattoria didattica, alcuni laboratori e soprattutto il battesimo della sella, dove, condotti dalle loro guide, i bambini hanno potuto fare un intero percorso in sella a bellissimi cavalli e asinelli. Sempre in piazzale Brighi è stato allestito il mercato agricolo autunnale organizzato da Coldiretti e Campagna Amica, all'interno del quale si sono potuti assaggiare e acquistare tantissimi prodotti del territorio e a chilometro zero, tra cui salumi, formaggi, confetture e verdure di stagione.
a fare da cornice alla fiera l'immancabile esposizione di trattori con diversi modelli d'epoca, unici nel loro genere, che hanno attirato l'attenzione di appassionati e non solo, ma anche mezzi più moderni e potenti, e di un'esposizione di modellini agricoli in scala. Insomma, dopo lo stop del 2020 e la ripresa dello scorso anno, la fiera si è potuta svolgere senza restrizioni e con il suo programma completo per la soddisfazione di organizzatori ed espositori, oltre che di tutti i visitatori. E già si pensa alla prossima edizione, ancora più bella e importante, visto che sarà quella dei 120 anni.